Salve, sono Morena Poltronieri e sono la vostra insegnante di tarocchi karmici dal karma al dharma. Quindi, un corso particolare, chiaramente il centro sono i tarocchi, e quindi vediamo un po', di spiegare in che cosa consiste questo corso. Intanto sotto potete leggere il programma dettagliato lezione per lezione, però volevo dire due cose per spiegare meglio. Intanto è un corso che chiaramente può essere destinato a chi conosce già i tarocchi, ma anche a chi inizia e quindi può essere un approccio proprio a questo mondo molto affascinante, vario e così, ecco, che poi lega e connette tantissime altre mantiche. Perché? Perché chiaramente dedicherò le prime lezioni intanto a spiegare carta per carta il significato originario, cioè da che cosa è derivata la tradizione dei tarocchi. Mi spiego meglio. I tarocchi sono un prodotto, se vogliamo dire, del 400, dove c'è dietro una filosofia, la scala neoplatonica. Il fatto di comprendere i significati che venivano dati in quel periodo storico a noi permette di creare delle radici, perché col karma noi dobbiamo parlare di radici. Quindi riuscire a connettere anche l'aspetto più antico che ci riguarda con la vita attuale, creare cioè quel filo conduttore che ci può permettere comunque di comprendere meglio i nostri punti di forza, le parti ombra e vedere come poterle affrontare. E penso che questa sia un po' la dinamica importante ed è quella che io voglio proporvi. Quindi dopo chiaramente spazieremo a trattare quelli che sono i significati carta per carta, proprio karmici veri e propri, considerando che tratterò tutti i 22 maggiori, ovviamente, e anche i minori. Quindi questo sarà proprio il modo per fare una carrellata generale su tutti i tarocchi. È chiaro che abbiamo uno scopo ben preciso, non è che con questo corso si impara a leggere i tarocchi. Serve una base, serve un approfondimento. Con questo corso si può intanto entrare in una visuale diversa, più profonda, molto ampia come vedute, e riuscire così a comprendere come il significato dei tarocchi può declinarsi in tanti aspetti, quante sfumature ci possono essere e quindi quanti tipi di lettura proprio su diversi piani. Tratteremo quella mentale, quella spirituale, quella fisica, quindi proprio per vedere vari aspetti. Quindi può essere anche una sorta di introduzione al mondo dei tarocchi, anzi, direi meglio, al mondo dei simboli dei tarocchi, per poi chiaramente approfondirli. Però il mio scopo sarà quello, proprio quello di accompagnarvi in questo, di vedere, di capire attraverso i nostri incontri quali sono le vostre predisposizioni, cercare di darvi consigli, di entrare sempre più approfonditamente in questa visuale, in questo strumento per poterlo utilizzare. Verranno date anche delle dispense perché queste favoriscono, naturalmente, favoriranno l'autoapprendimento, che è una parte importante. Vorrei sviluppare in questo corso anche il concetto di karma, perché tante volte abbiamo l'idea che sia un contrappasso dantesco. Allora, ho sbagliato, quindi sarò punita, quindi premi, punizioni. Non è esattamente così. Quindi ampliamo un po' questo concetto. E se proprio, devo dire, non ci convince il concetto di karma, entriamo in un altro aspetto, che è un aspetto, se vogliamo, più genealogico, quindi legato proprio al proprio albero genealogico, nel quale noi troviamo tante caratteristiche, che sono quelle anche dei nostri avi. Quindi stiamo anche su questo piano, nel senso che al di là del concetto di karma pure semplice, che cercherò di
come posso dire, non solo di spiegare, ma proprio di entrare in questo ambito per poter fornire proprio strumenti di lettura utili a questo scopo, ma di comprendere anche questo ambito genealogico, perché tante cose ci derivano chiaramente dai modelli educativi, che non sono solo quelli dei genitori, quindi del papà, della mamma, della nonna, del nonno, ma in un qualche modo ci sono linee femminili, linee maschili, ecco, quindi entreremo anche in questo ambito. Per me sarà veramente un gran piacere, una gioia, quindi veramente, ecco, un qualcosa di importante, poter attuare questa visione insieme a voi, proprio perché attraverso questo percorso insieme avremo proprio la possibilità di poter analizzare questi simboli e vedere attraverso anche le letture insieme dove ci possono portare. E il mio compito grato sarà quello proprio di essere insieme a voi e di accompagnarvi. Vi aspetto.